programmi per oggi sono visite domiciliari. Ieri pomeriggio sono andata nei due team che lavorano in comunità, mi hanno presentato alcuni casi di alcuni pazienti un po' particolari. L'idea è quella di andare a casa loro, cercare di capire un po' la situazione. Vieni a vederlo con i nostri occhi. Stiamo andando in una zona sud di Beira. La paziente che andiamo a vedere è una paziente di 24 anni, in trattamento con antiretrovirali dal 2013. Sembra che la paziente, da quando l'abbiamo conosciuta ad ora, sia peggiorata dal punto di vista clinico e quindi vogliamo cercare di capire un attimino se è legato al fatto che lei non sta assumendo la terapia o se c'è qualcos'altro. Laura, come você se sente fisicamente? Estava a me sentir muito mal, mas agora vá lá, o que ficou? É só o peito, está me bater muito, a hemoglobina está baixa. Quantos dias atrás você testou a hemoglobina? Quando? Há 4 dias. Yes. Tenho umas marchas aqui. Tem uma marcha no útero, né? No útero. Uma marcha, uma ferida. Ah. Ele fez despiche, digamos, do útero, então tem uma marcha no útero. Então, só que esse dia eu estava a sangrar um pouco. Laura è una paziente che è in fallimento terapeutico, significa che ha le difese immunitarie molto basse. Le ho fatto un collo per andare al centro di salute più vicino, che bugnava, dove lei è seguita, per poter cambiare, diciamo, il trattamento. Quindi questo è il primo passo che lei dovrà fare. Tem que ir para a dottora Ana. Mostrar esto y al guía que os está a escribir. In realtà lei ha anche un tumore dell'utero, diciamo, ha fatto un primo screening che ha evidenziato una lesione superiore al 79%, quindi vuol dire una lesione molto grande, quindi per questo l'hanno mandata in ospedale, quindi lì deve essere valutata l'aspetto dell'intervento. Questo è un problema relacionato con HIV. Se nós já vamos dar para você um medicamento bom, né, para contrastar o vírus, já é bom para começar você a ficar um pouco melhor. Né? Só que depois temos que tratar também o assunto do útero. Solo che dall'altra parte c'è un problema di emoglobina, un'emoglobina molto bassa. Sicuramente non la opererebbero con un'emoglobina così bassa. O bom seria você tentar ver se consegue encontrar alguém que pode doar sangue para você. Não tenho. Ninguém? E a você, irmã, você acha que também se eu vou falar com ela, acho que não vai aceitar aquela mais velha nem pouco. Sono due sorelle, anche loro prostitute fondamentalmente, e che comunque, insomma, non sono state disponibili neanche molti anni fa a donare sangue per lei nel momento in cui ha avuto bisogno. Quindi nel frattempo dobbiamo cercare di mobilitarci per cercare di capire se eventualmente qualcuno potrebbe donare il sangue per lei. Lei sì, è sola. Molto spesso, appunto, l'unica soluzione è quella, purtroppo, di prostituirsi perché non hanno altri mezzi, un po' una situazione legata anche alla povertà e alla necessità comunque di sfamare la tua famiglia. Da quando ha cominciato a non sentirsi bene, ha smesso di lavorare e anche ora, poi, con il problema dell'utero, giustamente non ha ripreso l'attività. Alla fine la paziente ha detto che sarebbe molto contenta se riuscissimo a passare da lei più frequentemente, non solo una volta alla settimana. E beh, fa piacere perché vuol dire che in realtà anche per lei siamo un punto di riferimento, no? Quindi non è solo una questione, appunto, sanitaria nel senso stretto, ma è una questione proprio anche di relazioni interpersonali che giustamente il personale della comunità riesce a costruire direttamente con i beneficiari. Questo è una bella cosa, secondo me.